Cose da fare restando a casa. Progresso, velocità, rumori, macchine in corsa, nuovi paesaggi urbani, energia elettrica. Questi sono alcuni degli interessi di un gruppo di artisti dei primi anni del Novecento, i futuristi. Le loro opere sono realizzate con uno stile pittorico nuovo ed esprimono l'elogio a queste novità che stavano cambiando l'aspetto dell'Italia e dell'Europa, come ad esempio la crescita delle città e di conseguenza dei rumori dovuti alle prime auto e ai lavori di costruzione dei nuovi quartieri. Ma come possono i rumori entrare in un quadro? Spesso i futuristi li rappresentano inserendo nelle loro opere parole o singole lettere, a volte scritte con caratteri di dimensioni diverse per dare l'idea di una voce che cambia di tonalità. Ne avete già viste di immagini simili? Credo proprio di sì. Colpi di mitragliatrici, scoppi, una lotta, sono le onomatopee usate nei fumetti. Proviamo anche noi a creare un'immagine sonora. Procuratevi dei pezzi di carta colorata, delle riviste, forbici, colla, matite colorate o acquerelli e pennarelli. Potete scrivere delle parole o cercarle nelle riviste e poi aggiungere dei segni che aumentino le idee che volete esprimere. Liberate la vostra immaginazione e buon lavoro!